La sera del 31 maggio 1972, alle ore 22:30 circa, una telefonata anonima alla centrale operativa del Comando Carabinieri di Gorizia segnalava che in località Peteano, nel comune di Sagrado, si trovava abbandonata un'autovettura Fiat 500 con due fori prodotti verosimilmente da proiettili d'arma da fuoco. Alle 23:25, durante una ricognizione più approfondita anche all'interno della vettura, veniva azionata la leva di apertura del cofano anteriore che provocava una violentissima esplosione. Morivano all'istante, dilaniati dalla deflagrazione e dai frammenti delle lamiere dell'automezzo, il brigadiere Antonio Ferraro, il carabiniere Donato Poveromo e il carabiniere Franco Don Giovanni. Ecco perché viene scelto Peteano. È lì, cioè all'estremo nord-est. Come per tutte le stragi, si pensava all'epoca che fosse stata ordinata da poteri occulti. Era una situazione correlata alla strategia della tensione. Lui è partito al solito orario, però dopo altro devo dire che non mi ricordo, perché io non ho sentito... Non si capiva perché, dico pure, perché sono andata dentro, ha messo 7 persone per tutti i giornali del mondo, fino in Inghilterra è andato da mia sorella. Fino là siamo andati con le figure che siamo stati degli assassini. Quindi è per questo che è importante la strage di Peteano. È stata la cartina di tornasole della provocazione in Italia, dei servizi segreti, degli ufficiali deviati, una situazione che abbiamo trovato in tutte le altre stragi e che qui è lampante.